pimpanti, carichi pimpanti, Arzino e Canale, un altro insieme, contenti e festosi dopo una bella vittoria 3-1 contro la Lazio, abbastanza netta direi. E ovviamente le cose che spiccano di più alla nostra mente sono appunto le parole di Sarri e il silenzio stampa della Lazio in generale, perché ovviamente si sono molto arrabbiati non soltanto per la gestione, diciamo, della partita di ieri sera, ma di tutto un insieme di partite che secondo loro hanno inciso in negativo nelle loro sconfitte. Quindi diciamo che a parte il gol appunto di Vlahovic, il primo, che li ha fatti molto infuriare, c'è anche stato un fallo su Immobile appunto prima dell'azione che poi portasse al gol, quindi un contatto tra Bremer e Immobile, e ovviamente questo pallone che doveva essere uscito secondo loro lateralmente controllato da McKennie, ma in realtà le telecamere hanno chiaramente fatto vedere che era ancora in campo, ancora giocabile. Quindi insomma, questo è un argomento molto interessante. E poi due parole anche su quello che ha detto Allegri in conferenza, perché ha citato due, diciamo in sintesi, due cose che la Juventus può sfruttare per la corsa scudetto, che secondo lui incideranno molto, e appunto ve le dirò. E poi ovviamente facciamo un confronto con questa Inter schiaccia sassi, perché ha umiliato in maniera categorica il Milan con un 5-1 netto, e veramente occhio a questa Inter, perché secondo me in questo momento qui in cui parliamo insieme a noi si giocheranno lo scudetto, ma in questo momento li vedo leggermente sopra di noi. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, ha sorpreso un po' tutti, anche me, la decisione di Sarri e di Lotito e del club capitolino di fare questo silenzio stampa, di non presentarsi proprio a microfoni in segno di protesta. Diciamo che in tutta la partita i giocatori, l'allenatore hanno inveito e protestato contro l'arbitro, chiedendo appunto spiegazioni su certe scelte, però diciamo che, e almeno questo mi rincuora, la Lazio ha fatto questa scenata qui, perché questa situazione, questi episodi che non ci sono andati bene contro la Juve sono una somma, una goccia che ha fatto traboccare il vaso di episodi controversi appunto contro Lecce e contro il Genoa soprattutto, perché comunque contro il Napoli hanno vinto, quindi c'era poco da dire, eccetera. Quindi io ripeto, a mio modo di vedere e anche ragionando da esterno, non da tifoso, l'azione del primo gol è stata valutata da tutti i migliori arbitri e anche il VAR ha risposto in maniera positiva, che il gol era regolare, quindi non credo che ci fosse nulla da dire, cioè, lo avrei detto in maniera palese se ci fosse stato qualcosa, perché come avete visto nei video precedenti ho sempre ammesso quando c'era un gol da annullare che magari c'è stato dato, quando c'era un rigore da dare a un'altra squadra come nell'occasione di quello del Bologna, insomma sono sempre stato abbastanza imparziale e obiettivo, quindi bisogna ammettere che la Juve ieri, secondo me, al di là di tutto quello che si possa dire, che la Lazio ha avuto più possesso, più precisione nei passaggi, ci ha tenuto più tempo nella nostra metà campo, abbiamo meritato la vittoria. Quindi, insomma, diciamo che le bugie stanno in poco posto. Quindi, chiudendo questo discorso, ne apriamo un altro, cioè il capitolo relativo a due parole chiave usate da Allegri in conferenza. A parte la domanda abbastanza spinosa su Lukaku, in cui lui ha deviato e schivato il colpo, e ovviamente lui voleva Lukaku, secondo me Giuntoli ha spinto ampiamente insieme a Manna per valorizzare con un virtuosismo la rosa a disposizione, e quindi anche Allegri poi si è convinto a tenere Vlahovic e in qualche modo foccolarlo di più, okay, ad aiutarlo a migliorare, così come Chiesa, tant'è che come avete visto ha fatto due gol di destro, quindi vuol dire che si sta migliorando tantissimo anche nella tecnica individuale, che è quello che mi aspettavo e che chiedevo io da tempo. Quindi anche Allegri, ridendo e scherzando, ha detto: una volta ai miei tempi si giocava a piede invertito, cioè i mancini giocavano col destro tutta la partita e i destri giocavano col mancino, per migliorarci tutti. Quindi magari venivano fuori anche tanti errori, tanti strafalcioni, lanci sbagliati, eccetera, controlli troppo leziosi, però intanto si migliorava. Quindi ecco, diciamo che lui ha usato rabbia come prima parola e corsa più degli altri. Chiaro che non bastano soltanto queste due parole chiave per, diciamo, decifrare questa Juventus completamente nuova. C'è una mano rivoluzionaria totale anche a livello tattico, perché non puoi soltanto vincere con la rabbia, cioè la motivazione, la voglia e la correre più degli altri, c'è dell'altro, perché comunque tu puoi sempre correre più degli altri ma male, posizionandoti male in campo, facendo le scelte di campo sbagliate e attaccando anche quando non devi o difendendo quando non devi, per esempio.
E stessa cosa, la rabbia non ti porta sempre a cose buone, perché se tu usi la rabbia per fare dei fallacci, prendere dei rossi, prendere tante ammonizioni, non va bene. Quindi, ovviamente, sono delle parole sì che aiutano questo gruppo, ma questo gruppo ha dei valori enormi. È una rosa che in questo momento qua, ripeto, e mi aggancio a questo discorso, con questo tipo di mentalità e questi nuovi schemi di gioco e nuovo modo di aggredire alto e di migliorare singolarmente ogni individuo dai senior ai giovani, può veramente non solo entrare tra le prime quattro, ma anche giocare finché può contro questa Inter schiacciasassi, perché questa Inter qua è veramente clamorosa. Stiamo vedendo dei giocatori veramente forti, anche Thuram, il gol di ieri, quello che l'ha messo all'incrocio dei pali con quel doppio passettino, si è allargato la palla sul destro, ha fatto un gol clamoroso. E dove il portiere Maignan non poteva fare niente, ricordiamo che Maignan è il miglior portiere della Serie A, secondo me, uno dei migliori, forse i primi 5 al mondo. Comunque ha fatto vedere che i nuovi giocatori che ha preso sono veramente devastanti. Parlando di Pavard, parlando di Thuram, Frattesi comunque sta facendo la differenza e spostando gli equilibri anche lui a metà campo. Quindi, dopo il Sassuolo, fare un salto del genere e prendersi la maglia da titolare nell'Inter, la maglia da titolare nella nazionale, non era facile. Quindi, veramente tanto di cappello, peccato non sono riuscito a prenderlo noi, ha scelto l'Inter, però ecco, diciamo che questa Inter qua ha ancora qualcosina in più rispetto alla Juventus. Non molliamo, non demordiamo, non sto dicendo che non abbiamo possibilità, però ecco, diciamo che in questo momento qua Juve-Inter se la giocano, ok? Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a rimanere in scia. Chiaramente abbiamo una grande possibilità perché questa vittoria ci ha dato molta euforia e dobbiamo assolutamente guadagnarci sul campo anche le vittorie più rognose contro le medio-piccole, perché lì passano anche gli scudetti e i campionati, cioè perdendo contro quelle piccole lì lasci dei punti in giro. Ricordiamoci ancora lo scudetto perso dall'Inter contro il Milan, quando persero col Bologna, con quella papera di Radu, ma anche quella leggerezza di fare i cambi sbagliati come Inzaghi nel derby e poi Giroud fece quei due gol e vinsero 1-2 i milanisti. Quindi, ecco, sono degli episodi che poi ti fanno perdere gli scudetti. Quindi la Juve deve, oltre a migliorare lo score negli scontri diretti, perché noi praticamente, a parte Inter-Lazio l'anno scorso, non abbiamo battuto praticamente nessuno negli scontri diretti, e dobbiamo assolutamente alzare il punteggio appunto dei punti presi contro le prime tre della classe, Napoli, Inter e Milan. E poi ovviamente alzare anche il bottino di punti fatti contro le medio-piccole, perché lo scorso anno abbiamo lasciato tantissimi punti in giro, sia in casa che in trasferta, contro le piccole. Come ha detto anche Allegri, però, c'è da essere contenti perché abbiamo vinto la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, grande supporto della Curva Sud, continuate così ragazzi, sia gli ultras che gli altri tifosi che stanno andando allo stadio, e ovviamente questo è un impatto enorme per la Juventus. Quindi io rimango fiducioso che possiamo veramente dire la nostra a questo campionato, il campo dirà la sua, ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila, come sempre vi ricordo prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Hall 11 qua sotto in descrizione, pubblicherò un altro contenuto molto interessante e intrigante stamattina, e iscrivetevi in privato in Stiva Lomagno Facebook, chat privata, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che dovessero arrivarvi tramite YouTube. Ciao ragazzi!